Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi tredicesimo appuntamento del videotag 30 mesi di libri. E la domanda di oggi è: qual è un libro che non ti stancheresti mai di rileggere? Devo dire che io ci ho pensato veramente tanto prima di rispondere, perché sinceramente non ho l'abitudine di rileggere i libri. Anche quando mi sono piaciuti tantissimo, io solitamente non li rileggo e quindi è stato difficile per me rispondere a questa domanda. Poi però mi è venuto in mente che c'è stato un libro che ho letto più di una volta ed è La Signora delle Camelie. Io su questo libro l'anno scorso avevo fatto una recensione e se riesco ve la lascio nelle schede oppure in info box. Quindi, se non l'avete ancora visto, vi invito magari ad andare a vedere quello, più che altro perché in questo video non farò la recensione del libro, invece in quel video avevo fatto la recensione del libro e inoltre avevo fatto anche dei collegamenti con la storia vera e con l'opera lirica. Quindi, insomma, quel video secondo me è abbastanza completo, ho cercato di mettere un pochino dentro tutti gli elementi. In questo video ovviamente volevo parlarvi della mia sensazione più che del romanzo in sé. Questo è un libro che mi ha veramente emozionata molto perché è una storia d'amore, un amore sofferto, un amore contrastato, un amore proibito, quindi comunque un libro molto romantico ma anche molto carico di sofferenza perché questo amore è davvero molto sofferto e credo, se non ricordo male, che sia l'unico libro che veramente mi ha fatto piangere, che mi ha commosso fino alle lacrime, perché di solito non mi capita, soprattutto con un libro. Però questo è davvero molto toccante. Io non so se voi conoscete l'opera lirica La Traviata, è stata tratta appunto da questo libro La Signora delle Camelie, quindi è la storia di questa donna che era una cortigiana, quindi diciamo quella che oggi verrebbe definita una escort, perché non era proprio una prostituta da strada, in realtà era una prostituta di alto livello, perché andava solo con uomini ricchi e potenti e si faceva mantenere da loro. Quindi era una cortigiana, perché ai tempi si chiamavano cortigiane, che a un certo punto però si innamora di Armando e vivono questo amore, che è un amore però contrastato, perché a un certo punto il padre di Armando impone a Margherita, che è il nome della protagonista, di lasciarlo per il buon nome della sua famiglia. Lei si sacrifica per lui, solo che è malata di tisi e quindi a un certo punto muore. Non è uno spoiler, vi dico che muore perché voi che lei è morta lo sapete già alla prima pagina del libro, perché è un flashback. È praticamente Armando che racconta la sua storia d'amore ad un personaggio che, insomma, è venuto a contatto con un libro che lui aveva regalato alla sua Margherita. Quindi è una cosa che voi sapete subito, quindi che lei è morta lo sapete all'inizio, quindi non è uno spoiler. Anche se detto così mi rendo conto che poteva sembrarlo, ma non lo è. E quindi insomma è la storia di questo amore ed è scritto in un modo veramente molto molto delicato, molto commovente, molto coinvolgente, quindi è un libro veramente che se non avete mai letto io vi consiglio di leggere perché davvero arricchisce, lascia qualcosa, vi fa vivere delle emozioni, delle sensazioni, quindi è veramente un bel libro secondo me. E questo è uno di quei libri che forse non mi stancherei mai di rileggere, perché comunque l'ho letto più di una volta e se dovessi rileggerlo anche adesso forse lo farei anche volentieri. E quindi insomma la mia risposta alla domanda di oggi è La Signora delle Camelie di Alexandre Dumas. Non vi avevo detto l'autore. Quindi per oggi mi fermo perché questi video sono abbastanza brevi, perché comunque dobbiamo solo rispondere a una domanda. Io vi invito come sempre a fare questo tag se vi piace leggere, perché è un tag comunque stimolante, perché il fatto di dover rispondere una volta al mese aiuta molto a riflettere. Vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.